Carissimi spettatori di Chiasso News, il motto di oggi è 60 anni e non sentirli, come nel caso dei Samaritani di Vacallo. E per parlare di questo siamo qui con Serenella Inkes. Buongiorno Serenella. Buongiorno. Che ci racconterà intanto una piccola storia di questi 60 anni dei Samaritani. Samaritani. Allora, come giustamente ha detto il signor Morandi, sono Serenella Inkes, la presidente dei Samaritani di Vacallo. La nostra è una piccola sezione che ha una bella storia di volontariato. 60 anni fa, un gruppo di donne che ancora non avevano il diritto di voto e di eleggibilità si sono messe al servizio della comunità, partecipando a un corso di primo soccorso e formando a Vacallo, con l'autorizzazione della presidente cantonale di allora dei Samaritani, la signora Liliana Chiesa, la sezione di Vacallo. Vorrei proprio ricordare queste, diciamo, pioniere di Vacallo: Giselda Regazzoni, Gianna Micheletti e Silvana Castelletti. Nei primi anni che cosa facevano? Svolgevano un'attività di aiuto, soprattutto domiciliare, facendo misurazioni di pressione, facendo le iniezioni e prestando soccorso nei piccoli infortuni domestici e nelle, diciamo, infortuni in montagna o sul lavoro. Ecco, questa era la loro iniziale attività. Adagio adagio la sezione si è ingrandita e anche l'Associazione Samaritani a livello federale ha richiesto sempre più professionalità. E oggigiorno, infatti, siamo riconosciuti per la nostra professionalità, perché dobbiamo fare dei corsi continui di aggiornamento, il primo anello della catena sanitaria. Quindi la nostra attività oggi spazia dalle corsi soccorritori, di cui dopo ve ne parlerà la nostra monitrice, alle manifestazioni sportive dove prestiamo assistenza, alle manifestazioni culturali, spazia anche nella collaborazione soprattutto con la Croce Rossa durante la trasfusione, il prelievo di sangue, che anche in questo tempo di pandemia non si è mai fermato. E abbiamo anche fatto diversi prelievi, creando durante questa attività dei percorsi obbligati in modo da evitare contagi, eccetera. Ecco, questa è la nostra attività, diciamo, principale. Principale. Allora, adesso io direi di passare alla parte tecnica, perché i Samaritani giustamente fanno formazione, eccetera, eccetera. Esatto, noi prima eravamo noi a soccorrere, adesso siamo diventati anche formatori, quindi insegniamo a tutti, anche a voi se lo desiderate, le prime misure di intervento in casi di emergenza per salvare una vita, cosa importantissima, voi lo sapete bene. Ecco, attraverso appunto questi corsi di primo intervento. E lascerei parlare di tutto questo la nostra monitrice, perché noi dobbiamo avere dei monitori, quindi delle persone professionalmente preparate per insegnare tutti questi compiti e tutte queste attività che vanno svolte. Ed eccoci qua con Sabrina Lurati, monitrice dei Samaritani di Vacallo. Buongiorno Sabrina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, adesso lei ci deve fare un bel programma generale, giusto? Certo. Di cosa facciamo? Cosa combinate con i corsi? Allora, io sono una neomonitrice formata recentemente con la mia collega Gabriella Lombardini. Ci occupiamo di formare e aggiornare costantemente durante le nostre lezioni in sede i nostri samaritani, sempre aggiornati in base a
quello che dice la fondazione, la sede di Olten. In più alla popolazione offriamo i corsi soccorritori per futuri neopatentati, che anche qui vorrei aprire una parentesi. Sono cambiati molto negli anni, sono cambiate molto le misure di soccorso e ultimamente riceviamo richieste da chi, ma io la patente da anni che ce l'ho, però mi piacerebbe fare un rinfresco di tutte queste cose, perché sono cambiate, è cambiata la rianimazione, è cambiata la colonna di soccorso che appena è stata integrata quest'anno nella nuova legge stradale, e quindi prossimamente proporremo anche non i corsi specifici solo per i futuri neopatentati, ma anche un refresh per chi vuole diciamo ripassare un po' le vecchie regole, aggiornarle un po' a quello che è il primo soccorso. Facciamo la formazione per i corsi BLS ID dalla rianimazione, sia il corso completo che gli aggiornamenti che vengono fatti ogni 2 anni. C'è solo un piccolo refresh che è una piccola parte, un rinfresco appunto del corso completo. Possiamo anche offrire alle aziende le misure di primo soccorso dei corsi aziendali. Adesso siamo formate anche per questo tipo di corsi. Abbiamo già ricevuto richieste da un paio di aziende proprio recentemente, perché è una novità. Possiamo appunto anche andare nelle aziende a formare tutti sulle misure di primo soccorso. Benissimo, allora noi metteremo in sovrimpressione tutti i contatti dei nostri samaritani di Vacallo per altre informazioni, perché i samaritani di Vacallo sono anche di più di tutto ciò che abbiamo detto. Assolutamente. E sì. Adesso ridiamo la parola a Serenella Inches, perché arriva la parte festosa del giorno 11 settembre. Allora Serenella, sabato 11 settembre, Fenfesta. Fenfesta. Festeggiamo la nostra sezione, i nostri 60 anni. Non è una sezione molto numerosa, ma siamo veramente, veramente tutte orgogliose di questa nostra sezione. E vogliamo, siamo pieni di energia, siamo pieni di voglia di fare ancora. E vogliamo trasmettere questa nostra voglia di fare e di festeggiare anche ai nostri concittadini. Per questo abbiamo scelto appositamente di offrire un concerto con la New Hudson Jazz Band di Novazzano, perché hanno un maestro d'eccezione, il signor Claudio Belloni. Ma ci fermiamo qui, perché noi siamo andati a intervistare anche il maestro Claudio Belloni. Quindi ringraziamo le nostre due carissime volontarie, giusto? Grazie, sì, volontarie sempre. Esatto, dei samaritani. E adesso passiamo al maestro Belloni. Carissimi spettatori di Chiasso TV, siamo qui con Claudio Belloni, direttore della New Hudson Big Band. Buongiorno Claudio. Buongiorno a lei. Allora, festa dei samaritani, 60° festeggiato a Vacallo. Giusto. E quale modo migliore di festeggiarlo se non con un bel concerto della New Hudson Big Band? Giusto. Allora ci dica due parole sulla New Hudson Big Band. Dunque, New Hudson Big Band l'ho fondata io e il mio collega, purtroppo da poco defunto, Luciano Ronchi, nel 1977. Orca. Quindi lunga vita, e speriamo altrettanto lunga in futuro. Certo. Quanti componenti sono la New Hudson? La Big Band è una formazione classica, quindi 5 sassofoni, 4 tromboni, 4 trombe, piano, basso, chitarra e batteria. È una formazione classica. Da Duke Ellington, da lì in avanti è sempre stata questa formazione. Count Basie, Duke Ellington, eccetera. Quindi all'insegna dello swing. All'insegna dello swing, sì, esattamente. Perfetto. Ci dia qualche anticipazione sul repertorio, che sappiamo che saranno classiconi, no?
Ma qualche anticipazione su qualche brano che eseguirete lì a Vacallo? Dunque, noi eravamo partiti ai tempi con Glenn Miller, perché era la big band più accessibile anche per i dilettanti. Adesso naturalmente col passare del tempo siamo migliorati e abbiamo affrontato arrangiamenti già un po' più moderni, però a Vacallo partiremo con dei classicissimi tipo Perdido, che è stato scritto nel 1942, e quindi non c'è big band al mondo che non abbia eseguito questo brano. Però arriviamo per esempio a Night in Tunisia con Dizzy Gillespie, no? E poi oppure i classicissimi Cole Porter, allora con la nostra cantante, allora faremo qualche brano del genere, tipo Night and Day, tipo Route 66, che era la famosa autostrada Highway 66, che fantastico, andava secondo il 53° parallelo. Allora, carissimi amici di Chiasso TV, il nostro suggerimento è: non perdete tempo, prenotatevi, perché la prenotazione è obbligatoria, vi metteremo in sovrimpressione a chi rivolgervi, ma non perdetevi questo bellissimo concerto della New Hudson Big Band che si terrà a Vacallo sabato 11 settembre. E noi ringraziamo di cuore Claudio Belloni per essere stato qui con noi. Felicissimo. Grazie Claudio. E Chiasso TV verrà ogni tanto a disturbarla, va bene? Volentieri, d'accordo, grazie. A presto.